Grazie Presidente. Come Lega abbiamo chiesto questo momento di riflessione e di ricordo in aula. L'abbiamo chiesto, Presidente, perché lo riteniamo importante, l'abbiamo chiesto anche perché la commemorazione programmata alle 16.30 avviene durante i lavori di quest'aula. Presidente, io avevo ovviamente costruito un intervento, però mi permetta di censurare l'omertà dell'intervento che mi ha preceduto. Da triestino, da persona che ha visto le famiglie scappate, uccise e trucidate, ritengo inaccettabile che in un intervento nella giornata del ricordo non si abbia neanche la cortesia di citare i carnefici di quei drammi, ovvero l'estremismo comunista titino, e si tiri fuori il nazifascismo che noi condanniamo. Da cui noi vogliamo sempre ricordare, come nella giornata della memoria, poco tempo fa abbiamo fatto, ma non si può essere omertosi su quanto avvenuto a Trieste, in Istria, Fiume e Dalmazia. L'ideologia politica di gruppi presenti in questo Parlamento non possono essere maschera di bugie su drammi e morti che abbiamo visto nei nostri territori. Presidente, io poi voglio ricordare che onestà è anche onestà di dire che questo paese, l'Italia, ha tradito ed è stato complice nel silenzio di migliaia di morti. Non a caso lo stesso Ferruccio Parri, presidente del Consiglio d'allora, del 45, Alcide De Gasperi, avevano denunciato la scomparsa di 8.000 deportati italiani in Jugoslavia. Insomma, sapevano, ma questo paese non ha fatto nulla per intervenire e difendere i connazionali presenti sul territorio. Non soltanto i più di 10.000 morti nelle foibe, ma anche 350.000 esuli scappati dalle loro terre, hanno dovuto abbandonare le loro radici. E cito uno di questi, cito Pietro Tarricchio, che ha avuto dei parenti uccisi nelle foibe, uccisi con delle corone di spine e buttati dentro questi fossi in modo truce, dopo aver subito in alcuni casi addirittura violenze fisiche. Pietro Tarricchio dice: la prima ondata di infoibamenti si accanì contro tutti quelli che avevano prestato servizio per lo Stato italiano, persone che non avevano nulla a che fare con guerre di fazione, di parte o fascismo o quant'altro, persone comuni che semplicemente erano a servizio della loro gente. Lo stesso ci dice: noi scappavamo via dal regime comunista di Tito. E qua il secondo tradimento avvenuto nel nostro paese, che veniva visto allora come un paradiso, per cui la parte rossa dell'Italia ci considerava dei fascisti reazionari. Abbiamo avuto dei treni arrivati nel nostro paese con a bordo degli esuli presi a sassate e non fatto nemmeno scendere da quel convoglio per avere l'assistenza di cui avevano diritto. E quindi, Presidente, Concluda. concludo. Io penso che sia dovere delle istituzioni intervenire per ricordare, come lei giustamente ha detto, ai giovani i drammi e dire la verità senza nascondere di chi è stata la colpa. E in secondo luogo, avere anche l'onestà politica di dare quel risarcimento che da troppo tempo gli esuli istriani che hanno abbandonato le loro terre e sono state Concluda. svendute dallo Stato italiano, di avere riconosciuti La quei diritti ringrazio. anche economici. Grazie. Grazie.